Questa volta la prova l'ho fatta dall'altra parte, quella del passeggero. Passeggero di Pontus Tiedemann, pilota svedese di M Sport nel mondiale WRC. E per fortuna, perché non si tratta, come avrete visto nel titolo, di una Fiesta normale, ma della Fiesta più veloce del mondo, quella appunto per il mondiale rally. La più veloce, dicevo, ma anche la più rumorosa. E per questo, ve lo dico già, ho avuto parecchi problemi di audio mentre l'auto andava, mentre appunto facevo la prova da passeggero. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto e adesso godetevi il video. Modalità partenza prova speciale. Incredibile, pazzesco. Il fondo è un misto indefinito tra sassi e fango, ma l'accelerazione è devastante. In un niente si va fortissimo, il mix tra il rumore del motore, del cambio, dell'aria e dei sassi sparati sui passaruota è adrenalina allo stato puro. Scusate l'entusiasmo, ma immagino possiate capirmi. Non capita tutti i giorni di salire su una WRC, cioè sulla massima espressione al mondo delle auto da rally. Questa, nello specifico, è la Fiesta preparata da M Sport, la struttura dell'ex pilota Malcolm Wilson, capace di battere nel 2017 e nel 2018 le squadre ufficiali di Citroën e Toyota. Certo, con il supporto esterno di Ford, ma senza un coinvolgimento diretto della casa americana. Insomma, roba grossa. La velocità qui dentro assume una dimensione tutta sua. Mi è capitato anche di andare ben più forte di così, siamo circa a 190 all'ora, ma non viaggiando su dei solchi profondi 30 cm, non con derivoli d'acqua che attraversano la strada, nemmeno su fango e sassi, e con alberi e cataste di legno a pochi centimetri dalla carrozzeria. Impressionante, davvero. Gli occhi vedono dei veri e propri crateri sulla strada, ma il corpo non sente i colpi che il cervello lo ha preparato ad assorbire. Ed è qui che capisci come un'auto di questo genere richiede un reset psicofisico totale. Come passeggero, certo, ma anche come pilota. Devi darle fiducia, mi immagino almeno. Cioè devi fare affidamento su quello che ti dicono ingegneri e piloti più esperti di te e tenere giù il piede anche quando l'istinto di conservazione ti suggerirebbe di tirarlo su. Che staccata, assurdo! Una WRC ve lo posso garantire a un livello di aderenza, in condizioni in cui di aderenza non dovrebbe essercene, pari a quella di un'auto di serie su asfalto asciutto. E certo, trasmissione aerodinamica danno il loro bel contributo, ma l'impressione, almeno da sedile del passeggero, è che molto sia merito delle gomme, che si appianano al terreno letteralmente come degli artigli. La trasmissione, dicevo. La trazione è ovviamente sulle quattro ruote, con il differenziale centrale a controllo elettronico che ripartisce la coppia tra avantreno e retrotreno, mentre sugli assali lavorano due differenziali meccanici. Quanto al motore, per regolamento della FIA, cioè la Federazione Internazionale, si tratta di un 1.6 turbo a iniezione diretta di benzina, un 4 cilindri super pompato, capace di erogare circa 380 cavalli, forse anche qualcuno in più, inviati alle ruote mediante un cambio elettroattuato a 5 marce della SADEV. Siamo nella parte mista e guardare il lavoro dei piedi del pilota è fantastico. Una vera danza tra gas e freno, spesso chiamati in causa insieme per tenere in pressione il turbo e avere un'uscita di curva fulminea. Wow, non so se dalla telecamera si vede, ma la percorrenza di curva su una WRC è un concetto a parte. La macchina di traverso con il muso punta all'interno e inquadra le piante che scorrono via lateralmente a velocità pazzesche. Non voglio più scendere. Invece, come tutte le cose stupende, anche l'esperienza sulla Fiesta WRC è finita. Sono perfettamente consapevole che in occasioni come queste i piloti non arrivano nemmeno all'80% del potenziale proprio e dell'auto, ma vi posso assicurare che le emozioni sono fortissime, uniche, qualcosa che ognuno dovrebbe provare almeno una volta nella vita.